La stranezza sta nel fatto che la Cassazione si era già espressa contestando pienamente il fatto che ci fosse una sentenza assolutoria. Allora, quello che ci si poteva aspettare e che avrebbe determinato minor stranezza era il fatto che magari l'assoluzione fosse per carenza di prova. E riconoscere invece un'assoluzione piena perché il fatto non è stato commesso dagli imputati vuol dire disconoscere totalmente quello che era stato sentenze precedenti. Quindi è là il fatto, diciamo, diverso dal solito. Con la sentenza di ieri non si può più mettere in discussione quella che è l'assoluzione di Sollecito e di Amanda Knox. Quindi l'unico responsabile della vicenda è Rudy Chedè, che già sta scontando la pena. Quindi l'unica situazione che si può creare, così come già è stata paventata dai difensori di Amanda Knox, è quella di richiedere un risarcimento allo Stato italiano per ingiusta detenzione. Sorprendente ormai no, perché una volta vengono assolti, un'altra volta vengono, cioè sono colpevoli, dopo sono di nuovo assolti. Onestamente non si capisce più nulla. Cosa devo dire? Sinceramente mi aspettavo che confermassero la condanna, però le ripeto, i giudici sono supremi, quindi il giudizio dei giudici è supremo, poi la Cassazione prima era stata annullata con rinvio, adesso neanche senza rinvio, cioè quindi hanno deciso che è finita così.